Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gellots, episodio 15 della nostra partita con Bud Spencer in Bannerlord. Stiamo facendo un po' di missioni ora che siamo tornati a casa, adesso dobbiamo stare qua, aspettare mezzanotte per fare l'assalto. Quindi attendiamo un po'. Appena cala la notte. Tra l'altro le nostre abilità stanno continuando a salire. Ecco il gruppo di bracconieri. Combatti. Non avevo capito co cosa dovevo fare nella missione, quindi vabbè, è andato un po' così. Allora, sì, va bene, dai. 53, sono 53 arche e 53, incredibile. Numero pari. Non me l'aspettavo. Non so neanche dove sono i nostri. Così. Penso che loro attaccheranno da là, no? C'è poco spazio, quindi facciamo un muro di scudi. Qui. Questi cosa sono? Quelli del villaggio? Sì, ok. Poi. Questi li mettiamo qua. Basta. Boh. 3, non c'è nessuno per fortuna. 4. 4 li mettiamo qui in mezzo, in maniera tale che non subiscano danni. E penso che loro ci copriranno le spalle. Ok, pronto. Arrivano da là. Facciamoli attaccare. Avvicino a loro, non so perché i cittadini vogliono morire così, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole. Probabilmente i cittadini da soli sarebbero in grado di ammazzarli questi, eh. Vabbè, li hanno massacrati. I cittadini da soli li hanno massacrati. Cioè, che cosa è servito tutto ciò? Ok. Fatto. Prendiamo sto bracconiere. Missione compiuta. Ho ricevuto i soldi. Il mio rapporto è migliorato di 9. Benissimo. Chi è salito di livello? Io. Allora. Qua no. Fra un po' qua riceverò un paio di punticini. Tanto questo. Velocità massima a cavallo non mi interessa. Penalità precisione a cavallo sì. Puntiamo proprio tantissimo sull'intelligenza. Ok, andiamo a consegnare i maiali, così finiamo questo ciclo di quest e poi iniziamo a farne altri. Potrei mettermi anche a forgiare un pochettino, ho bisogno di qualcuno da uccidere, però. It's been a while. Ma come ci sto lavorando? Cos'è che ti devo portare? I maiali non van bene. Ho bisogno di aiuto con alcuni briganti, Peace to you, parla. stranger. Allora caccio quattro bande per te. Perfetto, così combattiamo un po'. Però io non capisco cosa devo fare per questo qui, scusate, eh. Questo. Tutto pronto per la consegna di 8 capi di bestiame. Mi pagherà un botto di carne quando sarà fatto. Ma cosa devo fare? Devo venderli? Non glieli posso consegnare.
Io ce l'ho i capi di bestiame, no? Sono qua. Guarda quanti ne ho. Back off, stranger. E che sono morti in due, un volontario e un giovane nobile della battaglia. Porca miseria. Sono rari i giovani nobili. E questo dove mi devo mettere? Qui. Attendiamo un po'. Vorrei tanto dei banditi. Banditi. Se fossero dei banditi, ok, 5 pirati. Mamma mia. Si sono arresi pure. Tipo le missioni di scorta alla carovana non mi capitano mai. Pesce, fatto. Quanti devo farne fuori? 4? 4. Ok. I nostri uomini dovrebbero essere in arrivo, quindi stanno tornando indietro. Forse non devo reclutarne così tanti, vabbè, pazienza. Così che dalla mandria è andata bene. I rapporti sono migliorati. Ecco i predoni. Andiamo di prendere sti predoni così finiamo un'altra quest. Arrenditi e vai col paese. Limite superato? Ah, perché sono tornati. Sì. Ok, fatto. Potremmo iniziare a pensare di dare a nostro fratello un po' di truppe. Punto che ovviamente mi costerebbe tantissimo. Io posso mettermi a fare delle armi e dovremmo riuscire a gestire questa cosa. Animali da lavoro. O gli compro dei muli. Cioè, non capisco cosa siano gli animali da lavoro. Dai, potremmo parlare con nostro fratello e... Come sei vestito? Meglio di così non si può. No dai, vestito abbastanza bene, eh? Secondo me può gestirsela. Può gestirsela. Gli diamo un po' di volontari. Noi li reclutiamo ancora. E anche di questi. 70 per ora, ma secondo me gli aumentano. E
Basta. La viandante ce la teniamo noi per ora. Ok, vedete che arriva a 110, non a 70. Quindi se lo tengo con me possiamo arrivare a 230 uomini. Non è affatto male. Sicuramente ora costerà un po', ma che ci posso fare? Adesso lui se ne va in giro e fa i cavoli suoi. Hanno terminato il contratto, recluta truppe. Vediamole tutte. Devono tornarne altre. Qua c'è uno cammello, va bene. Commercio, vediamo un po'. E potrei vendere i maiali. Visto che non sono quelli che servono, almeno ci facciamo qualche livello da mercante. Se non riesco a salire ancora gli metto, cioè, gli metto un punto. Però è davvero sprecato, non me ne frega niente a me di questo. Cioè, non è quello che voglio. Gli artigiani non possono vendere la roba. Banda rivale a Senon. Gli artigiani non possono vendere la merce, di solito è rubata, quindi non è che mi interessi molto, eh. Questo ancora non dà soldi, aspettiamo un po'. Però continua a perdere oltretutto, capitale attuale. Forse perché non c'è abbastanza grana in città. Buttiamogli dentro un po' di grano. Magari adesso inizia a produrlo lui. Compriamolo qui. Sono rubato anche questo castello qua. Vista prodotti, qua il grano costa davvero poco. Vediamo se butto tutto il grano qua dentro, se la nostra... Cavolo, sta reclutando un sacco il nostro fratello, eh. Però, commercio. So che non conviene, ma li butto dentro, voglio vedere se così inizia a funzionare. Bene. Qua siamo riposati? Ma volendo sì. È un po' che non facciamo della forgiatura. Secondo me è il momento buono. Proprio un po' di legna. Ha dichiarato guerra all'impero occidentale con l'approvazione del consiglio. Va bene, entreremo in guerra, ragazzi. Potremmo anche diventare un nobile. Potremmo anche diventare dei nobili. Voglio vedere se... E quanti eserciti state facendo? 3 eserciti. Recluta truppe. C'è l'ultimo tentativo qua, se no abbandoniamo la missione, non so cosa fare. Parla. Parliamo del compito che mi ha assegnato, ci sto lavorando. Cos'è che vuole? Cioè io... vuole 7 muli, 10 muli? Anche perché qua... Cioè o come bestiame intende tipo le vacche, le pecore, non i maiali, ma come faccio a capire? Dovrei sparare a caso. Il nostro fratello è qui? Vabbè, fa niente. Allora, entriamo nella forgia. Raffina. Ovviamente non noi.
Svana, te ovviamente dovrai imparare il mestiere, eh? Però nostra cognata, che ora è qui con noi, è meglio se la lasci, l'assegno a lui effettivamente. Facci pensare lui a vestirla. Sì, è inutile che mi tengo mia cognata qui con me. Allora, lo scaltro. No, facciamo prima un giro noi, perché ho davvero bisogno di carbone, quindi non facciamo un po' di forgiature nuove efficienti perché abbiamo il perk. E poi lo facciamo finire agli altri. Però non voglio fare fuori tutta la legna. Ci sono ordini interessanti. Questo. Velocità fendente. A fondo la maneggevolezza, vediamo un po'. No, ma costa anche troppo acciaio questo, scusa, eh. Questo dovremmo avere una bella maneggevolezza. Quasi. Questo non va bene. Portata dell'arma deve essere parecchio lunga. Sta troppo acciaio. Ok. Questa è la lama migliore comunque, quella che faccio sempre e dà sempre ottimi risultati. Perforante un po' bassa, va bene così. Mi manca un po' di quello però. Spero che mi mantieni questo perché non ci voglio di rifarlo. Allora, raffina. E mi l'acciaio non posso mica raffinarlo. Affondiamo questo. A parte che non devo andare a dormire, non posso. Allora, calma. Facciamo fare a Luca al 19 questo. Poi chi altro starà con noi per un bel po'? Lui. Ok. Lei probabilmente starà con noi forse addirittura di più. Già al 18, bravissima. Nostra cognata. Ora fai il ferro battuto. Benissimo. Ferro battuto. E Svana, benvenuto in battaglia. Ok, nostro fratello dove cacchio sta? È a Senon pure lui. Dove? Salario illimitato. Bene, priorità difensivo, bello, lasciamo neutrale. Dove sei però? Fortezza sarà qua. È qui. Parla. Voglio ispezionare le tue truppe. Ti do tua moglie.
Non posso darti tua moglie? E come fate a gestire la faccenda? Va bene, dormiamo un po'. Potremmo attaccare questo. Allora, come faccio a creare il mio esercito? I mercenari non possono radunare eserciti. È giunto il momento di scegliere. Potremmo diventare un nobile della Battania, nonostante tutto. Venti cavallerie, 56 di stanza. I nostri sono forti e abbastanza uguali. Ma sì, dai, facciamo questa cosa. A meno che devo andare a parlare con Caradog. Ciao. Allora, c'è una cosa di cui vorrei parlare. Non mi basta più lavorare da mercenario. Mi chiedo se potessi passare al rapporto di vassallaggio. Parliamo con Caradog, infatti, avevo questo dubbio. Niente. Non ho prigionieri. Tu vieni su, se no non mi ricordo di averti. Forse devo dire a mia cognata di andare in giro. Cioè, dovrebbero riuscire a fare dei figli a un certo punto. Comunque, fa niente. Legno ce n'è ancora. Ok. Entra nella forgia. Questi sono messi bene. Che ordini ci sono? Dai, facciamo questo. Ok, poi. Dovremmo entrare un po' a fondo, però. Manca proprio il danno perforante. No, niente. Dai, crilla così. È andata bene. Perfetto. Ok. Allora, raffiniamo tutto. 18, 18, 21, 21. Lei saliva davvero veloce, eh? Perché è salito il livello. Fondi anche questo, va bene. Allora, crea. Qua sei tu. Devo ricordarmi di aumentare sempre questo al massimo e questo vale 5.000. Ok, sei stanco, basta. 0% proprio. Svana, impara a... Sei solo a 7. Facciamo questo. Sei stanca? Bene. Tua cognata che è diventata amiche. 22. Venti. Va bene. Allora, commercio, perché non vorrei finire i soldi. 15.000. Attendiamo un po' e poi andiamo alla ricerca di Caradog.
Abilità del commercio 47, niente male. Cos'è che sale tutto? Porca, mi sa che sta combattendo perché gli è salita l'abilità in medicina. E di tanto. E di tanto sì. È stato fatto prigioniero dall'impero occidentale, ma che bravo nostro... Allora. Gruppi. Vabbè, è stato fatto prigioniero. Siamo già qua. Allora, morale raddoppiato se si assumono cibi diversi. Consumo di cibo nelle guarnigioni durante l'assedio. Non male. Costo del miglioramento dell'unità. Consumo di cibo durante l'assedio. Io farei questo. Bonus morale raddoppiato se si assumono cibi diversi. Consumo di cibo delle guarnigioni durante l'assedio che da governatore. Quindi buono. Questo qua invece sono entrambi da quartiermastro. Miglioramento dell'unità sicuramente ci sta, ma consumo di cibo dei gruppi durante l'assedio ci fa consumare meno cibo. Ma se si consuma meno cibo si guadagnano meno punti esperienza. Quindi facciamo questo e lui dovrebbe salire subito. Comunque l'idea è quella. Cioè al posto che 7 dovremmo avere varietà cibo 14. Almeno io capisco così. E infatti adesso il bonus è 80, che è molto buono perché ci aumenta anche la velocità in teoria. Ok, allora abbiamo la possibilità di fare sicuramente già delle armi interessanti. Io non so se ho delle lame di livello superiore, il punto è che mi costano acciaio e non me lo posso permettere. Qua se ci fosse qualcosa di livello 4 potrei provare a iniziare a fare, però ancora no. Nuovo componente sbloccato, siamo a 150, mi fermo perché voglio vedere cosa mi dà. Ok, possiamo aumentare un livello di controllo, quindi ci dà un punto qui, o un punto di vigore. Allora, aumento il vigore. Ho fatto aumenta controllo, ho sbagliato a cliccare. Vabbè, saremo più forti con l'arco. Ho proprio cliccato quello che non volevo. L'immaginetta mi ha fregato. Vabbè, pazienza. Allora, entra nella forgia. Ricordatevi di quando usate la clessidra poi di andare a sistemare la lunghezza della lama. Tutto il resto è giusto, la lama no. Purtroppo la lama incide davvero tantissimo su questa cosa qua. Allora, andiamo da lui. È stanco. Lui. Ventitré. Fai il ferro grezzo. Svana. No, questa è nostra cognata. Iniziamo un po' Svana. Non ho più carbone. Commercio. Fatto, forgia. Svana, raffina questo. Ok, tutti quanti spompati, ottimo. Attendiamo un po', qua ci sono un sacco di eserciti qui, cerchiamo di partecipare a questo assedio, dai. Anche perché... Oh, Corinne ha sposato Cassian. Corain. Interessante, eh? Allora, andiamo subito sul Crea.
stanco adesso. Sono stanco. Commercio. Dovrei distruggere queste armi, ma voglio fare un po' di soldini. Ok. Adesso potremmo gestire sicuramente le truppe nostre del gruppo di nostro fratello se non si fosse fatto catturare con le mie truppe. Allora, andiamo a fare questo assedio anche noi, dai. Secondo me possiamo divertirci così. Vediamo un attimo una cosa, però. Allora, armatura. Valore massimo. Questo non è affatto male, eh? Ok, questo è migliore il nostro. Testa di lupo. Ok. Svana è vestita perfettamente, immagino. No, le diamo queste, così è ancora più sicura. Queste sono identiche. Te non dovresti neanche combattere, potremmo lasciarla in giro. Se la tengo solo per forgiare le cose, di fatto. Tu invece sì che devi combattere. Ok. Se ti becchi questo. È fatto. A tutti i nostri eserciti sono qua. Posso partecipare o no? Unisciti all'esercito. Se c'è Kadok diventiamo direttamente una... Tra l'altro la guarnigione sono i nostri, vabbè. Ma non posso parlare con uno di loro? Sì, tu che missione c'hai? Ora non posso parlare. Beh, aspettiamo. Tanto, anche se arriva un esercito nemico, comunque qua siamo in 1000. Chissà quando... Questo inizierà a darci dei soldi. E chissà dove cavolo è nostro fratello. Prigioniero nel castello. Ah, proprio in questo castello. Allora andiamo a liberarlo. Che cavolo. Il Fabbro ha vinto il torneo a Vostrum. Porca miseria, ragazzi. Guardate qua che cavolo c'è. Attacca, direi di sì. Vediamo di vincere qua perché poi lì è un disastro. Andiamo a divertirci. Come ha fatto a tirare fuori un esercito di quel calibro lì? Ci sono un sacco di persone. Allora, Svana è forte. Svana è forte, punto. Qua ci mettiamo noi, perché io voglio fare l'arciere. Poi, qua ci mettiamo... Ah sì, Svana, che dovrebbe stare al sicuro. Cavalleria normale ci mettiamo lui. E qua non ci mettiamo nessuno. Spero che non si facciano ammazzare. Primo assedio, ragazzi. Magari se non ci facciamo ammazzare così.
Abbiamo preso la balestra. Ucciso. Dai, su. Alzato. Alzato. Ne stiamo prendendo tantissimi, ma chi se ne frega. Cioè, non sono della nostra... delle nostre truppe, spero. C'è il mio cavallo che mi segue dappertutto. Ok. Levate delle balle. Come si fa a tirare il calcio? Così scappa, ok. L'ho preso in testa. Quindi ce n'è qualcuno lì. Sono arrivati lì con l'ariete? Dai, che poi entriamo. È morto prima che arrivasse la mia freccia. Ah, sicuramente l'assedio finisce bene, non so la battaglia dopo come andrà a finire. Il mio cavallo è ancora qua, te ne vuoi andare? Stavo per tirare. Quella è la testa di uno morto, ok. Si è spostato all'ultimo. Dai, cavolo. Ok. Morto, se di sì. Ok, andiamo a combattere anche noi, anche perché ho finito le frecce. Quanti uomini abbiamo perso per fare sto assedio? Spero siano tutti da curare. Fatemi passare, sono un mercenario. Non sono ancora un nobile, ma è mia intenzione. Vabbè, non riusciremo mai a uccidere l'ultimo. Ok, primo assedio è andato a buon fine. Ne abbiamo uccisi 14, abbiamo fatto 18 livelli con l'arco. Quindi non è affatto male. Mi chiamo Bud. Ciao. Allora, sono in debito con te per ciò che hai fatto. Spero di poterti ringraziare prima o poi. Va bene. Ah, ci pigliamo sicuramente questi. Questi sono tutti battanici, quindi buono. Ah, ma noi non abbiamo perso praticamente nessuno. Bene. Ok, qua abbiamo un sacco di... Allora, questi li prendiamo, che li possiamo reclutare. Ma io li prenderei tutti. Ok,
lasciamo giù un po' di questi. Fantastico. Oruar. Allora, scudo. Non è una cosa per me. Però. Ma lui uno scudo potremmo anche darglielo, eh? Arco da guerra delle steppe. È meglio del mio? No. Però è un buon arco. Teniamo questo. Questo qui. Queste non sono male, sono 24. Piuttosto che queste. 32. Facciamo così. Ok. Toga. 5.000 di esperienza è davvero tanto, eh? Per tutta sta roba qui. Mi piglio il grano. Il formaggio, cavalcature, prendo questi perché sono di livello alto e poi deciderò cosa fare. E ora qua è devastante la cosa. Il nostro fratello dovrebbe essere lascia perdere. Dona le truppe, no. Ragazzi, questi qua sono messi malissimo comunque. Facciamo un po' di questi. Non sono capace di combattere questi due. Come faccio a dirgli di non morire? Il nostro fratello dovrebbe essere libero, no? Il recupero. Ha riacquistato da poco la libertà. Ok, gruppi. Ok, noi non siamo messi neanche troppo male. Il problema è che questo esercito qua ci spetascia. Quindi andiamo via. Guarda che sono entrati tutti qua a proteggersi. Quindi un po'. Dai, che sale anche la medicina. Molto, molto bene. E se il nostro fratello non morisse come un ebete? Ok. Dai, riprovaci. Speriamo di non perdere mano rutto qui. Gruppo di misere lì. Caladog dove potrebbe essere? Guardiamo solo dove cada. Cada. Ce la posso fare. Regni, Battania. Dove stai? Porca. Sei qui dentro. Come faccio a diventare un nobile se muori? Questi vengono fatti prigionieri come se non ci fossero domani. Quando ripulisci un nascondiglio ottieni più 3 rapporti con le città vicino. Se tu aumenti la lealtà. Questo non è male. Costo ingaggi dei mercenari. No, i mercenari non me ne frega niente. Baratto delle culture diverse neppure. Penalità baratto il signore della stessa civiltà. Ottimo. Allora andiamo a Senon. E vendiamo le questi che non sono male. Ok. Dai ragazzi, ci salutiamo qua. Ci vediamo nel prossimo episodio. La guerra potrebbe andare male, anche se abbiamo per ora vinto almeno una battaglia. Qua c'è ancora il lino. Potremmo vendere sti maiali anche perché la missione di quello lì probabilmente la faremo fallire.
Cioè, non capisco cosa devo fare, quindi va bene così. E spero che i nostri siano in grado di creare un esercito, perché non c'è proprio paragone con le forze. Basterebbe davvero metterne insieme uno decente per attaccare qua. A noi è andata abbastanza bene, perché non abbiamo perso praticamente nessuno, almeno di quelli importanti, durante l'assedio che abbiamo fatto. Abbiamo poche truppe di livello alto per quanto riguarda la fanteria, ma non siamo messi male per quanto riguarda gli arcieri. Anche se preferirei avere un attimino di arcieri in più. Dai, ci salutiamo qua, ci vediamo nel prossimo episodio. Se questo vi è piaciuto, vi invito come sempre a lasciare un bel mi piace. E niente, speriamo che la guerra porti qualche piccola vittoria. Anche perché la Blandia non confina con nessun altro se non con noi, quindi l'ideale sarebbe una guerra tra loro due. Se ora si dovessero dichiarare guerra Vlandia e Impero Occidentale, allora la partita potrebbe diventare davvero interessante. Questo lo togliamo, che tanto non mi interessa più. E che guerra è questa? Sturgia. La Sturgia in guerra con la Vlandia? Finirà malissimo. Il settentrionale ci dà pochissimi soldi perché non ne ha. Ora non è in guerra con nessuno. Kuzeiti contro Azeri. Questo è interessante. Per meridionale anche lui in pace. Messo male quanto noi. E l'unica cosa possibile è davvero guerra tra la Vlandia. È morto un re. C'è un re diverso. Non c'è più Denator. Tra la Vlandia e l'impero occidentale, perché è sicuramente la fazione più forte ora, quella con Garius. Visto che è morto il re loro, qua io devo parlare ancora con 7 persone. Cerchiamole, perché potrebbe essere troppo tardi. Dai, ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzi. GG a tutti.